Isola 2018, Langer svela i particolari di come Monte comprava la marijuana. L'ex pornostar ha confessato i nomi di chi fumava insieme a Francesco Monte. La vicenda droga all'Isola dei Famosi continua a tenere banco in questi giorni nonostante l'ex pornostar Eva Enger sia stata eliminata dalle spiagge dell'Honduras e Francesco Monte abbia spontaneamente abbandonato l'isola per poter tutelare la propria immagine e la propria persona. Le accuse rivolte da Eva Enger a Francesco Monte nel corso della diretta di lunedì 29 gennaio 2018 sono state davvero pesanti. Eva ha accusato Francesco di aver fumato marijuana, e al momento non sembrano ancora essersi risolte. Eva Enger confessa tutto nei dettagli. Eva Enger è stata raggiunta da Striscia la Notizia per la consegna del tanto ambito tapiro d'oro e anziché cercare di attenuare le polemiche ha rincarato la dose raccontando la sua versione con nuovi ed importanti particolari. Eva ha dichiarato, Francesco cercava la marijuana già appena siamo scesi dall'aereo. Io gli ho detto che era impazzito ma lui non ha voluto assolutamente sentirne e ha cercato informazioni su dove acquistarla. La donna ha poi continuato, quando siamo andati a mangiare ho visto chiaramente Francesco avvicinarsi ad un uomo dal quale ha acquistato la droga pagando in contanti e qui la stoccata pesante, eravamo presenti tutti, c'erano anche membri della redazione. Le accuse di Eva questa volta non si fermano solo a Francesco Monte ma puntano chiaramente il dito anche contro la redazione dell'Isola dei Famosi la quale, molto probabilmente, diffonderà un nuovo comunicato per tutelarsi dalle parole dell'ex pornostar. Eva fa i nomi, che vengono censurati. Nel corso dell'intervista al telegiornale satirico Eva Enger ha avuto anche il coraggio di fare i nomi delle altre persone, che si trovavano con Francesco e hanno fumato con lui ma la redazione di Striscia la Notizia ha omesso i nomi coprendoli con un bip. Perché la redazione ha fatto questa scelta? Perché non sono stati fatti i nomi degli altri personaggi? I fan della trasmissione ma soprattutto i fan di Francesco sono chiaramente in rivolta e la loro domanda è, perché Francesco ha dovuto abbandonare l'isola e pagare per tutti nonostante non sia stato l'unico a commettere questo errore? Il mistero infittisce sempre di più e ad oggi non siamo ancora in grado di capire cosa chiaramente sia successo in Honduras, nella villa, nei giorni precedenti lo sbarco sull'isola sulla quale i naufraghi stanno svolgendo la loro avventura. Siamo curiosi di capire come finirà questa situazione nel frattempo anche Francesco dice la sua.